Assemblea annuale del CRAM, il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo, oggi all'Aquila all'emiciclo, presenti 30 delegati delle comunità degli emigrati all'estero, rappresentanti degli stati di Algeria, Argentina, Belgio, Brasile, Ghana, da Cuba, Emirati Arabi, Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Paraguay, Sudafrica, Svizzera, Uruguay e Venezuela, lavori guidati dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, tanti i temi sul piatto. È un legame indissolubile delle radici di questo filo conduttore tra la nostra regione e le nostre comunità all'estero. Immaginate che c'è un'altra regione fuori dall'Abruzzo di 1.300.000 abitanti disseminata in tutto il mondo. Oggi ci sono oltre 30 rappresentanti delle nostre associazioni del mondo, che sono 110 attive, vere, che hanno rapporti diretti con l'Abruzzo, e loro sono i nostri primi ambasciatori perché conoscono nel DNA la nostra cultura. Quindi anche loro si adoperano nella promozione turistica, nella promozione dell'apertura di nuovi mercati, ma c'è anche tutto il discorso delle radici, che poi è centrale in Italia. L'anno prossimo sarà l'anno del turismo delle radici, quindi l'Abruzzo sostiene, propone e rilancia il mondo del CRAM. C'era anche Marcello Castello, vicepresidente del CRAM originario di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Innanzitutto un effetto di ringraziamento al governo della regione, innanzitutto al presidente Marsilio, anche il presidente del consiglio regionale e vicepresidente Roberto Santangelo, e ai consiglieri che ci hanno permesso portare avanti questa riunione. E al modo personale è una gioia, perché trovare i miei, trovare i posti dove la mia famiglia è venuta, le origini, che ne so, 500 anni di vivere in un posto. Noi veniamo da San Valentino in Abruzzo Citeriore, che è un paese sopra Scafa, sotto Caramanico, abitavamo in Contrada. Così che non si può descrivere con le parole, essere qui, anche portare avanti il ruolo che ci hanno dato, che ci hanno permesso per elezione all'Australia. Nell'Australia noi li portiamo con orgoglio, quell'orgoglio di essere abruzzese, forte e gentile, no?